Siamo qui davanti al carcere delle Vallette con la mamma di uno dei ragazzi, Emiliano, raggiunti da misure cautelari per i fatti della manifestazione del 18 febbraio. Emiliano lunedì tornerà a casa agli arresti domiciliari, è corretto? Emiliano tornerà a casa lunedì, così è stato detto dall'ufficio matricola del carcere, tornerà a casa col braccialetto elettronico e con tutte le restrizioni, non potrà sentire e vedere nessuno, se non i familiari conviventi. Verrà accompagnato in questo trasferimento, scortato diciamo, dalla polizia penitenziaria. Questo è stato definito da molti un provvedimento anomalo, è corretto? È corretto, così è stato deciso. Emiliano però sappiamo che in carcere si è dato da fare, si è scritto un corso di chitarra, si sta interessando per poter continuare gli studi. Lei spera che Emiliano continui gli studi e che possa essere eventualmente visitato ai domiciliari dalle persone che lavorano in carcere con i detenuti e che li aiutano a portare avanti gli studi e a laurearsi? Emiliano, appena entrato in carcere, non voleva che gli portassi i libri e le dispense per studiare. Poi, grazie ai suoi coccellini, ha contattato l'insegnante che opera all'interno della struttura e l'insegnante l'ha convinto a proseguire negli studi. Emiliano avrà il prossimo esame il 24 giugno e con l'aiuto di un tutor universitario che opera all'interno del carcere, proveranno a far questa iscrizione e a prepararsi per l'esame. Sì, io mi auguro proprio che, anche se ristretto, Emiliano possa continuare a studiare e soprattutto a dare gli esami di questa sessione estiva. Allora, Emiliano, visto che a casa che non fa nulla, verrà destinato ai fornelli per tutti i familiari conviventi, visto che in realtà lavorate tutti, lei e gli altri tre figli lavorano, è corretto? Sì, è corretto, è stata la battuta che ho fatto a Emiliano oggi che sono stata al colloquio e lui subito è rimasto un po' stupito, però è capace a far da mangiare, quindi senz'altro ci preparerà delle ottime pietanze. Grazie. Grazie.